Futodene, futodene, naboli, futodene, naboli. Futodene, naboli, futodene, 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 naboli. Futodene. Nonna ngo pericola, creatura margellina. Figliola innamorata, asira, sotto stella. Un cantesimo e chi sfoggia, luce do sole mio. Speranza che da o mare se campa buon dia la bella che sta sì si sente con corona che sparla ancora e te futo denne Napoli futo denne Napoli futo denne futo denne futo denne Napoli futo denne. Amici di Teleluna, un cordiale e affettuoso saluto. Buonasera, bentrovati all'ultimo numero della nostra trasmissione che è ormai entrata nelle vostre case a pieno titolo ormai da tempo. Andiamo un po' in ferie dopo questa trasmissione, giustamente, poi ritorneremo sicuramente a settembre. Però vi presento l'ospite che è stato con noi sempre fino ad oggi, Francesco Borrelli. Ciao Francesco. Salve a tutti. E Francesco, che settimana è stata, ti chiedo? Beh, settimana molto impegnativa sia dal punto di vista politico che amministrativo. Abbiamo approvato ad esempio in consiglio regionale l'ultima allegato alla finanziaria, dove tra l'altro sono riuscito a far passare una serie di emendamenti per me molto importanti. Il regolamento per il fotovoltaico, che deve continuare ma deve essere regolamentato, perché non può essere fotovoltaico selvaggio. Il divieto, ad esempio, parlo ovviamente di alcuni dei punti della mia azione politica, il divieto di utilizzare, noi abbiamo fatto una legge sugli animali, ma non c'era la sanzione per chi tiene gli animali incatenati, cioè che è una cosa bestiale appunto, e quindi adesso sono previste le sanzioni. Abbiamo ottenuto finalmente il finanziamento per una legge che avevo fatto approvare, ero il primo firmatario, quello per la tutela e valorizzazione del nostro patrimonio linguistico napoletano, per cui sarà realizzata anche un'enciclopedia, e che non esiste, tutti quanti parlano napoletano, cosa c'è, ma non esiste un'enciclopedia della lingua napoletana. E infine un finanziamento straordinario, visto che ci avviamo a Procida 2022, della pulizia dei laghi dei Campi Flegrei. Bene, bene. Francesco, stasera avremo un momento, qui sembra una sfida personale che c'è con una certa signora che insiste ancora sui social, sui video, a fare messaggi, insomma, situazioni, siamo arrivati anche alle mani, ma adesso lo vedremo. Però tu avevi chiesto in settimana un controllo su quanto si verificava via Caracciolo. Avevi chiesto ormai da un paio di settimane che si verificassero le autorizzazioni, si verificassero insomma la possibilità, ecco, di avere questo imbarcadero lì, insomma, come stanno le cose? Beh, ci sono stati dei sequestri, sono stati rotti i sigilli, determinati soggetti che purtroppo sono noti alle forze dell'ordine, in realtà continuano a bivaccare e a fare un'attività illecita. Tra l'altro io l'altra volta te l'ho comunicato e lo confermo, io ho chiesto all'autorità portuale se questo soggetto, ma non è una sfida personale, è una sfida tra la legalità e l'illegalità, tra chi pretende di prendere pezzi della città, utilizzarli a scopi personali, raccontare frottole del tipo io tengo l'autorizzazione per le boe, non esiste nessuna autorizzazione, sì. Diventare un personaggio, come dire, famoso sui social perché è un pezzo del nostro territorio, piace quel modo di essere, furbo, imbroglione, con condanne, con arresti per spaccio, per aver utilizzato i propri figli per fare gli spacciatori, per rapporti con i clan, mi riferisco in particolare al clan di Ria del Pannonetto, e loro sono, per aver sfottuto, l'abbiamo fatto vedere sempre in trasmissione, la polizia municipale, quando sempre questo soggetto è stato fermato e guidava senza patente. Allora, quel tipo di Napoli non è la mia Napoli. Allora, i cittadini dovranno scegliere, non è possibile far vivere quel modo con il rispetto delle regole, per me la grande Napoli, che non sono questi. Un tempo i grandi napoletani erano De Filippo, Viviani, Sofia Loren, Massimo Troisi, Sorrentino, che è meno conosciuto di questo personaggio. L'ultimo vincitore di premio Oscar in Italia è un regista napoletano, ma che se lo portiamo per strada nessuno riconosce, e invece riconoscono questi soggetti.
Sì, avevi parlato appunto di Via Caracciolo, la signora in questione sui social si difende dicendo che è in regola. È falso. Vediamo. Stiamo tutti a posto, pure io sto a posto. Sto in regola, ragazzi, quest'anno il commercialista e l'avvocato mi ha fatto mettere in regola. Non so come sto in regola lì, come sto con lo staff, io non so come mi hanno messo. Cioè, ma io già avrei uno che fa una diretta, ecco qua, stiamo sul lungomare, vedete l'ommeggio abusivo della signora Rita De Crescenzo. Ragazzi, eccolo qua, il figlio. Mamma mia, guardate quante persone tenne nella bacca, semplicemente. Tutti quanti che mascherino, stavano sei attori in da bacca, sei persone. Sei. Poi chiudo vicino a mio marito, eccolo qua, questo è il camorrista, la piatta di faccia. Vicino a mio figlio, eccolo qua, questo è il figlio, il camorrista, il delinquente. Umano, ragazzi, ma che sta dicendo chi? Umano, sono scesa, ci ho corruto sempre. Ve lo giuro, ragazzi, mi è dispiaciuto pure che l'ha già fatto tutto. Però se l'ha mandato, ce l'ha voluto proprio dis. Ce l'ha voluto proprio dis. Se teneva la coscienza pulita, mi faceva vedere la diretta perché ha detto cagnove. Invece la gente sì, la diretta me l'ha salvata e me l'ha gestivata la diretta. Poi sono corruta e guardi, se aveva la coscienza pulita, non se ne fuieva. Dicevo, vicino e guardi che le aveva successo. Ha detto, guarda, perché sta scappando? Lascia tu, lascia di noi, ha detto, non fa coccato, guai vicino e guardi. Non fa coccato, guai innanzi e guardi. Ti riferisce la nobildonna? Ne parleremo dopo perché c'è un passaggio proprio ancora più specifico in cui poi si accorge di questa cosa. Però sulle regole, dunque, hai detto che la Guardia di Finanza ha fatto dei sequestri. No, sono intervenuti, la Guardia Costiera, hanno sequestrato alcune parti. Tra l'altro hanno fatto un ormeggio totalmente abusivo. La mia domanda è, quante altre denunce devo fare affinché quello sconcio sia definitivamente chiuso? Quante altre persone devono essere picchiate? Devono essere picchiate perché non possono fare le riprese sul lungomare. Avrà pure ripreso i familiari della nobildonna. Vabbè. Ma c'è un tema. La nobildonna sta abusivamente sugli scogli. Abbiamo una telefonata, poi continuiamo su questo discorso. Pronto? È pronto. Sì, buonasera. Senta, vorrei parlare con il dottor Borretti. Lei come si chiama e da dove chiama? Pasquale da Napoli, da Lettera. Prego, Pasquale. Dottore, avrei un problema da esporgli, però non per questioni televisive. E mi scriva sulla pagina Facebook, sulla mia mail e le risponderò. Sulle mail di Francesco. La ringrazio, buon proseguo. Arrivederci. Allora, diciamo di questi controlli che ci sono stati, vediamo che cosa dice appunto su questi controlli a Mergellina per questa storia degli ormeggi. A come vengono nata voi, io mi faccio qualcosa e faccio scendere la televisione per bullismo, perché mi stanno promenendo a cervello, mi stanno portando problemi psicologici. Io sono 20 anni che sono stata scritta all'igiene mentale e sto ancora scritta. La settimana passata ho bello dottore, mi ha fatto affrinare la docente mentale, ho detto Borrell, si deve prendere le sue responsabilità. Perché io non ho fatto niente contro di lui, è lui che mi ha creduto a me bello e buono. Con tutta Napoli che ha così grossa abbia la fissazione con a me, che è stato manovrato da qualcuno. Sapete perché? Perché questo qualcuno si vuole prendere tutto il mio campo boa, ma ci ha fatto tutto oggi a Bonino, ma non ci riso. Perché mi mette la fascia pronta e scende in campo. Hai capito? È un tutto manovra che sta facendo. Chi è che si vuole prendere questo campo boe, Francesco? Il campo boe, da nota ufficiale da me mandata all'autorità portuale, non risulta intestato. Forse sono dei prestanome, ma è un reato. Io sto facendo questa battaglia, come l'ho fatta sulla vicenda della moglie di Tony Colombo, la vedova di Camorra, come l'ho fatto con altri soggetti che pubblicamente si vantano di essere come quelli che vedremo più tardi che fanno bivacchi e bloccano il traffico per fare festicciole. Io ho una visione diversa di città. A chi piace? Voglio dire, può immaginare un territorio di subumani. Se ritenete che
Napoli va bene così, che appropriarsi delle cose pubbliche, non pagare le tasse, picchiare chi si permette di andare sul lungomare, sul pezzo di cui uno si è impossessato, è giusto, allora deve sostenere questi soggetti. Altrimenti per me funziona solo la tolleranza zero. E poiché io sono molto attento e so che i delinquenti e cialtroni sono bugiardi, vado a vedere atto per atto. E tutto quello che dice questa nobildonna è tutto falso. Francesco, a proposito, c'è stata una questione anche che ha visto coinvolta anche tua madre. La signora ha fatto una precisazione, per dovere di cronaca la mandiamo in onda così si cerca anche di fare chiarezza sotto questo aspetto. Ricordiamo che lei era arrivata sul posto dove si stava facendo un'operazione di pulizia, senza casco, voglio dire col motorino, e poi si è messa a fianco a pulire anche lei. Vediamo. La figlia ci trova, non puoi mettere la mamma. O signore mi ha fatto pure la fotografia e abita dove sta la scuola Belle Arti, quel giudice, che lui mi conosce bene perché siamo del quartiere. Quindi io non ho minacciato la mamma di Borrelli, ho tolto l'ammondizio con le mani, loro sanno mi sei guandine, ma anche quando mangi mi... Io ho fatto più assai perché la signora è vecchietta, loro erano più anziani, la più giovane ero io, me la ci mangiate della munnezza all'andere, nel busto ce l'ha agitato tutto quanto con le mie mani, avete capito? E mi ha fatto pure la denuncia che io ho minacciato la mamma. Non è vero, ragazzi, ci sto giudice per testimone e ci stanno le persone che mo si mi stanno vedendo, erano sei femmine che ho fatto il TikTok. Possono venire pure a testimone che non ho vero. Ha pigliato proprio una fissazione su di me. Non so perché, chi lo sta comandando, ragazzi, perché io non ho parlato mai male di Borrelli, non ho mai detto niente. Chi ti sta comandando, Francesco? No, vabbè, la signora, la nobildonna, si riferisce a un episodio molto grave. Il primo sequestro che è stato fatto dopo le mie denunce, lei si è recato ovviamente senza casco, con motorino, non sappiamo di che provenienza e così via, in una parte del quartiere che mia madre con altre persone da sempre, ogni 15 giorni, puliscono anche con la parrocchia. La signora non ha mai, la nobildonna non ha mai partecipato a questo tipo di attività, proprio quel giorno ha deciso di andare. Ma se avesse pulito assieme agli altri, voglio dire, poteva essere un gesto anomalo, forse un elemento di redenzione. La signora è andata là per riprendere e fare dei video a mia madre, dicendo questa è la mamma di Borrelli, questa è la mamma di Borrelli, questi metodi tipicamente criminali che io ho denunciato, sono andato ovviamente in magistratura, in procura a fare le dovute denunce, perché per quanto mi riguarda questa vicenda, i legami storici, questa persona è legata, e lei stesso lo racconta, al clan Elia, è stata arrestata in una vicenda di spaccio con il clan Elia, con la camorra che io ho sempre combattuto. Voi vi divertite con i TikTok dei criminali, poi ci lamentiamo che Napoli va male. Se applaudiamo questa gente, è chiaro che poi ce li ritroveremo che ci mangeranno nelle nostre case. Andiamo nella vicenda proprio culme della settimana, che l'ha vista più volte, perché lei, mentre così, ha scoperto un video. Ha scoperto un video ed è impazzita, vediamo. Non stavo qua, io ho appicciato la diretta, io non stavo qua, che mi ero pigliato pure a me, in dalla diretta, teneva 100 persone quello ragazzo in diretta. Autepacco, ragazzi. Autepacco. Mio figlio si è ritirato a casa. E poi quando se ne posisce, i figli mi si viene col. Che suono. Che stai? Comunque provo un bacio a tutti quanti, una buona domenica, scusatemi, ma... Ci voleva, ragazzi, canta una piaccia la conferenza, né con mica né che figli mi. Ma basta, il TikTok è finito. O TikTok è finito, o TikTok è divertimento, il lavoro è lavoro, il pane dei figli miei. Che il pane non è questo? Che te ne avrei con TikTok? Sto cango per mi divertire per pazzia, però non già essere pigliato in giro e pigliato per culo la gente, che a me ne nasce da fine là fuori. Io l'ho detto, mai nessuno si è permesso di venire da vivo a vicino. È venuto il signore, ha avuto i pacchi, la busca adesso ne è giunto. Ma prossima, come il signore la busca, la buscano tutto quanto. Sempre quando me ne accorgo però. Me l'hanno fatta male all'indrata, salta per dritto, con telefonino. Se me ne accorgi, e vedi che buscano innanzi in diretta, e batti in diretta. Non mette paura in nessuno. No, io vorrei capire quello che è successo. Infatti siamo risaliti al video di questo ragazzo che stava riprendendo, non so, è così... Il lungomare, perché oramai loro si reputano... Questo è un elemento su cui io invito anche le forze dell'ordine. Avete diverse denunce, avete una situazione di un personaggio noto alle forze dell'ordine, una famiglia nota alle forze dell'ordine, con storie note alle forze dell'ordine. Loro si sono impossessati e continuano a stare in un posto dove non potrebbero stare, e addirittura chi fa le riprese lì in zona non può riprendere se no piglia gli schiaffi, lo dicono pubblicamente. Io credo che sia una situazione emblematica di quello che non va.
siamo davanti al consolato americano, non possiamo accettare, così come si è messo a fare il video di sfottò la polizia municipale, noi non possiamo accettare che questi soggetti possano continuare a agire impunemente. Io per questo dico, voglio una legge speciale per tutte le città, ma in particolare per alcune città come Napoli, in cui per i sindaci sia la possibilità del DASPO, non solo per gli stadi, ma per questi soggetti. Non meritano di vivere nella nostra città, devono andare via, devono essere allontanati e devono imparare l'educazione, a vivere in modo civile e poi potranno eventualmente tornare. Vediamo da questo video che ha fatto tanto discutere, ha fatto inviperire un po' tutti quelli che si sono sentiti, diciamo così, colpiti. Vediamo. Ma non più da live! Ma scioriamolo, ma non sto parlando di te! A gamma fa? Ma non sto parlando di te, guarda come sta facendo. No, sto facendo vero, fra! Ma stai prendendo la live? Sto facendo vero! Ma tu stai prendendo? Sto facendo vero! E che hai? Guarda, io non sto parlando di te. È roba da live! Ma la posso andare a roba live, vedi se sto parlando di te? Ma tu mi credi che non sto parlando di te? Oh, fra, non devo mettere la rete qua in coppa, fra. No, aspetta. Ho piacere, non devi dare conferenza, non ti conosco. Non sto parlando. Non mi dice le parole, accadi in Roma, non è una sto facendo vero, fra. Ti posso fare vedere? Sto facendo vero. Ti posso fare vedere se sto parlando di te? A posto, allora si trova la soddisfazione tua, sì, non mi fai vedere. Allora, facciamo una cosa, tu non mi avrò a casa, io mi scrivo perché mi tengo a gente in live. Chi ti sta registrando là? Poi non tengo niente a capire, cazzo. Come ti chiami? Non lo so. Allora aspetta me, mo mi scarica la e venga a tutti. E tu devi andare live. Mo mi scarica la e venga a tutti. Voglio così pazzi. Così pazzi. Ma questo sarebbe il video della discordia, Francesco. Sembra di sì, ma indipendentemente da tutto, quello che vorrei far comprendere a ogni cittadino. Quell'area non è adibita a attività commerciale, non è adibita, quindi una persona che va là e fa le riprese è totalmente legittimato, non è proprietà loro, non ha nessuna autorizzazione, la signora non ha, la nobildonna non ha nessuna autorizzazione, io ho mandato nota scritta con risposta scritta dell'autorità portuale che ha dichiarato che la nobildonna Rita De Crescenzo non ha nessuna concessione in essere con Campiboe o concessioni. Quindi è tutto allucinante. Se hanno poi dei prestanome è gravissimo. I prestanome li usano generalmente ambienti poco legali. Sì, lei vede questo video, la De Crescenzo, e spiomba sul... Proprio come i peggiori squadroni della morte. Tipico di ambienti violenti e criminali. Vediamo l'arrivo della signora De Crescenzo, che è da ridere, ragazzi, perciò lo mandiamo. Buongiorno, 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 buongiorno. Ragazzi, sto qua, ormai già la stavo dormendo. All'improvviso un benzina mi ha picciato il telefonino. Stavo un guaglione facendo un TikTok e parlavo dei miei figli, di mio marito, anzi stavo facendo la diretta. Ragazzi, sono figlio di cante che neanche avuto andare ancora. La ci buffa dei pacchi. O prossimo che parla in due telefoni, oppure fa qualcosa, un coppato a fatica, state tutti quanti avvisati, avete i pacchi. Va bene, stanno i testimoni coperiti, tutti i testimoni. È vero, è vero, è vero. Avete i pacchi. Vabbè, dei miei figli non devono parlare, che i miei figli faticano sotto sole. Va bene, sono sceso senza lavarmi qua. Va bene? Non vi prendete più la confidenza. Un bacio e buona domenica, scusatemi. Che domenica che è successo? Una pazzesca. La signora torna a casa e forse si calma un po', si tranquillizza un po', un momento, e poi dopo andiamo al telefono. Vediamo che cosa ci dice la tornata a casa, Rita. Che era a fare varie cose, le scelare il pasto, i fiori, ce l'aveva buttato. Va a casa, ce l'aveva buttato pure il pasto e i fiori. Che la fa? Non condividi questo, è posto delle freie sciacadine. Qui non condividi questo. Una palla male dei figli miei. Supponi anche i figli miei che non condividi tu. Io sono andata a diretta se non condividi. Ma basta, ma ci fa striato. Ascite tu quando andate a diretta e combatti malamente. Che io mi ne fotto proprio. I figli mi sono buoni oggi. Li voglio essere toccati. Ascitami sta quieto. Ma ascitami sta quieto. Che stai in un bel anno proprio. Cioè,
con il telefonino in mano a riprendere mio marito che ha morto. Mio marito che fu sempre quando erano in stile, quando qualcuno ha lucro fu sempre. Figli miei, i figli miei, Steve Checco e Steve Raimondo, lo sarà fatto la nottata. I figli, vedete, il camorrista. Mio figlio 13 anni, il camorrista, non ci capite niente di più. 13 anni, malato di cuore, camorrista. La vediate proprio, e poi, e faccio, quando ci sta il figlio, ma verso scesa la facciamo pronto. Ragazzi, qualcuno ha avuto di scenario, di sbagliato, signorari, no, signora non ha sbagliato niente. Auto e pacco. Po, si è trovato da una... da me, vero? Pacco per tutte parti. Che stai, ragazzi? Già sta quieto, ma da fa sta quieto. Ma basta. Ma sono da fornito, ma ancora a casa, sono che l'unici. O signora ha preparato tutto questo. Vabbè, fin qua la vicenda. No, tra l'altro dire che la signora, la nobildonna, è stata arrestata per associazione di stampo camorristico. Quindi quella persona, quando ha detto quelle cose, non è che ha detto il falso. È stata arrestata per associazione collegata al clan Elia per spaccio. E gli sono stati levati dei figli perché i carabinieri scoprirono che utilizzava in associazione con il clan Elia questi ragazzi, questi bambini all'epoca, per fare spaccio di droga. Il problema vero è la debolezza dello Stato nei confronti di questi soggetti, perché non dovevano permettere di continuare a seminare questo modo di vivere. Andiamo ancora al telefono, pronto? Pronto, buonasera, sono Giovanni da Salerno. Giovanni da Salerno, prego Giovanni. Scusatemi, io vorrei chiedere al dottor Borrelli, sì, ma ci vuole per forza il dottor Borrelli o la TV Luna oppure Striscia la Notizia per vedere queste situazioni di illegalità? Perché io non so, stanno là alla vista di tutti, ma le forze dell'ordine che fanno? Non vedono. Io vorrei che un politico, oltre a scagliarsi contro il diretto che fa l'abuso, ma si scagliasse pure contro le forze dell'ordine, che sono tante interessate in questo episodio specifico, dalla Guardia Costiera, alla polizia, i vigili urbani, eccetera, eccetera. Ma scusate, in base a tutti ci vogliono per forza le TV. Per portare a certi episodi. Ti faccio rispondere da Francesco, grazie del tuo giusto intervento. Grazie. Vorrei specificare questo, le denunce le ho fatte io. La cosa grave, guardi, probabilmente lei non aveva seguito alcuni dei miei interventi. Io faccio presente che i primi che ho criticato sono stati i soggetti che fanno la sorveglianza là siamo davanti al consolato americano, che tra l'altro è un'area sensibile, e davanti ai quali, davanti agli occhi di questi militari, è stata realizzata una colata di cemento. Ogni notte, e l'ho denunciato, occupano questi soggetti con una macchina, dormendo fuori al consolato americano, sempre per fare questa attività illegale e abusiva, i posti degli scooter. E dobbiamo dirci le cose come stanno. C'è una parte malata del nostro territorio, una parte del radical chic, dei cosiddetti colletti bianchi, che sono i loro clienti, perché qualcuno gli darà dei soldi per fare questa attività. E sono soggetti della cosiddetta borghesia, schifosa, non tutto ovviamente, ma quella la ritengo schifosa, che con questi soggetti ci va pappa e ciccia, un giorno si prendeva la droga e l'altro giorno si prende l'approdo abusivo. Io combatto completamente e sono d'accordo con lei, infatti io sono in forte polemica con le forze dell'ordine, avete fatto due interventi. Cos'altro deve succedere? Bene, la signora Rita è tornata poi in sé e si è un po' calmata da quello che ha fatto, perché non è stato sicuramente bello. Vediamo. Ragazzi, buongiorno e buona domenica. No, vi volevo spiegare meglio un po' il fatto come è successo, che stavo troppo nervosa e troppo agitata. Allora, io stavo dormendo, all'improvviso ho acceso il telefono e stavo un ragazzo in diretta e parlava dell'ormeggio di mio marito e dei miei figli, sempre solo di cosa abusiva, camorrista e delinquente. Ragazzi, io non ho capito niente più. Ho chiamato a mio marito, ho detto guarda, c'è sta un lungomare con il telefonino in mano che vi sta riprendendo. Ho detto con il bel
sei modi, vai vicino e fa staccare la diretta. Mio marito non ci è riuscito, lui con tutto ciò che mio marito lo diceva delle cose con calma, lui la diretta non la staccava, ripresa a mio marito e a mio figlio e continuava a dire le cose. Sono corsa io qua, non ho capito niente, ha avuto i pac, ragazzi, se l'è meritati, perché è stato uno scostumato. Nonostante tutto che mio marito ti diceva che stai facendo, lui teneva ancora il telefono acceso e faceva la diretta a mio marito e a mio figlio. E non è giusto, ragazzi, che io devo essere attaccata a tutto. Vabbè. Insomma, non è giusto, è sbagliato, comunque insomma, è successo, è finito il finimondo. Prima di andare in pubblicità, ancora qualche minuto, ti voglio far notare un altro video che ci hanno mandato, Francesco, di una vendita di pubblicità e di prezzi, e di un prezzario. In poche parole, che succede? Sì, perché sapevo di questa cosa. C'è una richiesta da parte di aziende, che ne so, di locali, cittadini, di avere, diciamo così, la signora in questione nei loro negozi per fare pubblicità a certe tariffe. Naturalmente, Francesco, non si parla né di fatture né di ricevute fiscali né di... Mi auguro che si sia messa in regola su questa cosa. Questo non lo so, onestamente. Sentiamo sulle boe conosco bene la cosa, se far mette regolare fattura, questo onestamente non lo so. Sentiamo che cosa dice la sua voce. Non lo so se vuole fare le storie che glielo devo fare io in casa o vuole che devo andare io al negozio, si tiene un negozio, non so cosa vuoi dire, fammi sapere. Le storie a casa sono 100 euro più prodotto, se devo andarci io sono 150. Quindi c'è una tariffa. Sappiamo il prezziario. Interessa a te, devi pubblicizzare qualcosa? Ma sai, se fosse un'attività legale, sarei, come dire, quantomeno ha iniziato a fare un'attività legale. Me lo auguro per lei, anche però, perché la Guardia di Finanza sarà informata. Però al di là di questo, diciamo, di questo mercato, tu devi sapere che la signora viene anche invitata a delle feste. È un personaggio pubblico, oramai è diventata una star. Un tempo erano Sofia Loren e Filippo Totò, oggi... Alcuni qua. Napoletani gradiscono. Praticamente hanno inventato anche una canzone. Sì, sì. Hanno fatto una canzone. Quella hanno... che cantava pure davanti alla polizia municipale. No, quella è la canzone che lei cantava, il bacino, eccetera, eccetera. Poi hanno fatto un rap su questo bacino, su questo culetto, diciamo, no? E adesso questa è una canzone che si porta nelle feste, quindi si vanno ai compleanni, alle comunioni. Guardate che succede. E ragazzi, che devo raccontare? Purtroppo questa è la mia Napoli. Io vi chiedo perdono a tutti il popolo italiano che vedono questo tipo di musica, questo tipo di andare. Un modo di cantare nuovo, e questa è la nuova canzone napoletana, il futuro. Boh, non lo so che cosa può succedere ancora, mi dispiace di dirlo, ma io non condivido proprio questo tipo di spettacolo. D'Alfonso Gemito, buona domenica per domani. Prendiamo proprio un telo, ma proprio super pietoso su queste esibizioni. Io vorrei riflettere su quello che ha detto uno dei... Ovviamente TikTok ha amplificato moltissimo
questo livello, siamo passati dalla canzone napoletana interpretata da Viviani o da Pino Daniele o da James Enese o da tanti altri uomini e donne strepitosi a questo. Fermiamoci un attimo, c'è la pubblicità, poi amici telespettatori torniamo, ci sono ancora tante cose da vedere. Eccoci collegati con lo studio A di TV Luna insieme a Francesco Borrelli, stiamo parlando di problematiche della città. Andiamo dunque nell'arenile di Mergellina. Eccolo qui, possono partire le immagini. E si sta trasformando, sta cambiando. L'arenile di Mergellina è insomma... Beh, questa è la cartolina di Napoli? È questo che noi immaginiamo per il futuro della nostra città? Volgarità, criminalità, spazzatura e degrado. Ci dobbiamo interrogare di quali sono i nostri modelli prioritari. Dovunque troviamo delinquenza, criminalità, inciviltà, purtroppo, alla fine, quello è il risultato. E chi deve rimuoverlo, Francesco? Beh, in quel caso specifico andrebbero sanzionati coloro, perché quelli sono rifiuti di immagino, imbarcazioni o cabine distrutte o altre cose del genere. La rimozione dovrebbe spettare in ogni caso in via straordinaria alla SIA, ma andrebbe fatta un'indagine per capire chi ha ridotto in quel termine, in quel modo l'arenile. Hai parlato prima di così anche di personaggi un po' strani. Sai perché in questa città, Francesco, le dediche, le canzoni vengono sempre, diciamo così, donate o a un carcerato, o a un morrista, a un latitante? Perché mai sono tanti. A una persona che è sono morta. Sono tanti e se ne fottono delle persone per bene. Mai una persona che fosse vittima della camorra, un femminicidio, qualcosa del genere. Vediamo. Volevo salutare Vincenzo con un applauso da parte vostra e dedichiamo questa bella canzone a lui. Di vero cuore da parte mia e da parte della vita. Vabbè, non l'abbiamo sentita tutta, però. Vabbè, c'era poco da sentire ulteriormente. Insomma, il problema era la dedica e ovviamente la considerazione che hai fatto tu, purtroppo. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Senta, io sono Ernesto. Ernesto? Sono da Napoli. Da Napoli. Prego, Ernesto. Io sono un ammiratore del consigliere, sono un ammiratore proprio, perché è un napoletano, io ho 67 anni, è un napoletano doc, io stimo troppo, mi dovete credere, mi stimo troppo, però quello che non capisco è perché la legge non fa niente contro queste persone. Io sto seguendo la vicenda di Denise Di Pitone, e ho visto che praticamente i carabinieri facevano di tutto per poter insabbiare la cosa. Non è che stanno insabbiando qualcosa che purtroppo noi persone, noi napoletani, io vengo da via Tasso praticamente, e la zona, sono nato lì e... Dove abito io? Io sono nato via Tasso 202, di fronte al garage Tasso. Eh sì. E lei affaccia proprio dove abito io. Io abito al Corso Vittorio Emanuele, proprio il palazzo. Cioè, quarto piano lato strada, primo piano lato mare. Lato mare, eppure io faccio dall'altra parte. Vabbè. E comunque, sì. La cosa che... Io non so come fare con il nostro consigliere che praticamente si mette è solo contro questa gente. È un po' solo, praticamente, sì. E io tremo pure per lui, perché a questo punto qua ci possono fare qualcosa. Sentiamo che ci dice. Grazie del suo intervento. Francesco, tremate, fanno piacere questo. No, è chiaro. Innanzitutto ringrazio le persone che mi sostengono, ma dobbiamo sapere che per invertire la tendenza
bisognerà combattere, combattere a tanti livelli, combattere contro la mala, contro la mala politica collusa. C'è da domandarsi perché nessun altro fa queste battaglie. Io mi aspettavo, dopo anche il risultato elettorale che ha avuto, che altri avrebbero abbracciato questa battaglia, perché tra virgolette ci sta un pezzo della città che è stanca. E invece niente. C'è da combattere contro l'inerzia, in alcuni casi, della magistratura e delle forze dell'ordine. Io sono d'accordo, mica è tutto acqua e rose. C'è da combattere ogni giorno facendo la nostra parte, perché questo è, non esiste una società in cui i cittadini non fanno niente. La vigliaccheria e l'omertà diffusissima anche tra le persone, tra virgolette, cosiddette per bene. Io sto tracciando un percorso, certo che ho paura per la mia incolumità, e mica è la prima volta. La nobildonna si è vantata di aver picchiato quel ragazzo. Io sono stato picchiato più volte, mi hanno incendiato lo scooter, hanno tentato di farmi la pelle perché ho liberato il San Giovanni Bosco assieme ad altri, lo ricordo, i due commissari della ASL, Forlenza e Verdoliva, dalla camorra contro il clan Contini. Però mi è costato caro. Il tema è: vogliamo veramente la Napoli di quella gentaglia o vogliamo la Napoli della cultura, della vera solidarietà, del vero impegno, del lavoro vero, perché vivere in modo parassitario, secondo me, è orrendo, sia per la società, sia per chi pratica un'attività di questo tipo. Scendiamo in strada, follia, veramente, guardate, vieni su di me Federico, guarda che è una cosa vergognosa, ragazzi, guidare la macchina in questo modo, una strada a doppia velocità, destra e sinistra, senso unico, facciamo queste cose, vediamo. Quiero que todos hagamos palmas. Io mi chiedo, quella macchina come fa a venire frontale, Francesco? Ha fatto probabilmente un'inversione, immaginando che quella potesse essere una doppia corsia, ma per un soggetto del genere c'è il ritiro della patente a vita. Assoluto. La patente a vita. Non c'è nulla altro da discutere. Bene, invece vi ricorderete, la settimana scorsa abbiamo parlato della Maison del Mare. Bene, qualche giorno fa sono intervenuti, Francesco, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Municipale, tutta l'area. Questo per dire sempre, mai perdere la speranza. Si può essere critici rispetto all'inattività, la negligenza o l'inazione, ma l'unica salvezza è l'istituzione. Ricordiamoci che era successo domenica scorsa. Per l'ennesima volta c'è stato un mega assembramento che non era autorizzato e c'erano state delle risse violentissime, sempre nello stesso Lido, che alla fine, anche grazie alle nostre denunce, è stato sequestrato. Vediamo. Ecco, questo è il Lido, era pienissimo, vi ricorderete, chi ci segue era... Sì, sì, la cosa divertente è che scrivono all'ingresso selezione curatissima, alla faccia mia, meno male che faceva la selezione accurata, distanziamento sociale, forse selezionavano in particolare i subumani. I subumani. Io li chiamo così, persone violente, certo, e che cercano sempre un motivo per affermarsi con la forza fisica. Ecco, se tu, caro Francesco, ti rechi al nord Italia, a Milano, che ne so, in Valle d'Aosta, in Trentino, adesso andiamo a Di Maro con il nostro gruppo di lavoro per il Napoli, ma se vai, che ne so, a Voghera, a Varese, potrai mai vedere quello che stiamo per vedere oggi? Ovvero un parco macchine praticamente devastato, però circolante, Francesco. Tra l'altro nella zona a Caivano, nella zona del Parco Verde. Un'altra grande zona di battaglia epocale, va smantellato perché Scampia è stata bonificata in buona parte, dobbiamo dire che là è veramente alto impatto, è stato concreto. A Caivano, onestamente, siamo ancora lontani. Io ricordo a tutti, quando io assieme a Gianni Simioli cominciammo a denunciare, assieme a Fanpage, in particolare Ciro Pellegrino, le trasmissioni reality, il boss delle cerimonie, dove gli spacciatori camorristi diventavano i protagonisti positivi delle feste. E uno di quelli era uno dei boss dello spaccio a Caivano, tra l'altro, Parco Verde. Voglio ricordare che in questo Parco Verde di Caivano
Bravo. Le utenze spesso non vengono allacciate. Assolutamente. Fastweb, TIM, Vodafone si tengono alla larga da queste utenze, quindi sono utenze che non hanno internet, quindi arretrate. Per non parlare degli allacci abusivi di luce, acqua e gas. Per non parlare della vicenda di Fortuna. È di Fortuna. Andiamo a vedere questo... No, Schumacher non lo possiamo toccare, che Schumacher poverezza. Questo Hamilton. Questo è un Hamilton, la Formula 1. Voglio abbia affagato la mattina, tutto a posto. Abbia affagato, non abbiamo mai che i finestrini e siamo tutto a posto. Apriamo allora, i finestrini. No, il tema è, lo buttiamo a battute e così via, eccetera. Però io voglio ricordare a tutti quando dicono, vabbè, ma poverino, ma che canna fa? Devi seguire le regole. Quella macchina sicuramente non è neanche assicurata. Se va a sbattere o se butta sotto una persona, poi tutto il divertimento o la tolleranza verso questi soggetti. Però Francesco era una brava persona. Angelo è volato in cielo. A proposito di brave persone, come cantava Pino Daniele, Chill è un buon uguaglione, te lo ricordi? Cantava una bella canzone, Chill è un buon uguaglione. Quanto mi manca, quanto mi manca. Vediamo il disagio mentale di alcuni giovani dove arriva, vediamo. È troppo fatto messaggio. Giochi veramente idioti. La distruzione di uno scooter. Questo è il modo in cui si divertono questi soggetti. Bah, andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera direttore. Buonasera, chi parla? Sono Renato. Renato, prego. È sempre un piacere ascoltare il dottor Borrelli. Veramente un piacere, ma c'è tanta lacerazione nell'anima, perché voglio uscire un attimo dalle righe. Dottor Borrelli, lei ha visto cosa chi hanno liberato in questo paese? Dopo 25 anni. Dopo 20 è brava persona, quella era una brava persona. E Falcone e Borsellini chi erano? E lei ha visto qualche manifestazione del popolo italiano? Ha visto qualcuno che si lamentava? Il male lo echeggiano, lo innalzano. Proprio Satana ha preso potere. Io le ripeto ancora una volta, prego tanto per lei. Però dico, signori, 12 apostoli hanno portato al mondo la vittoria del Signore. Speriamo che i Borrelli ce ne saranno tanti con la mano di Dio, perché quello che si sta vedendo è atroce. E si inneggia il male. Si fanno le trasmissioni sulle cose di ipocrisia, si non lo so, non ho termini quello che si sta succedendo. Lei è una persona veramente eccezionale. E che dobbiamo fare? Che le posso dire? Ma questo paese non è solo Napoli, dottor Borrelli, è questo paese, ma sono impazziti tutti. E Falcone e Borsellino, la moglie, la scorta, tutta quella gente. Avete visto qualcuno che ha messo degli striscioni, qualcuno? Io non ho visto niente. Ma vabbè, di che stiamo parlando? Grazie del suo sfogo. Io lo ripeto, pregherò solo per lei. Grazie del suo sfogo, l'abbiamo registrato, è sempre un'iniezione di fiducia che arriva con piacere. Però tanto diciamo, sfiducia per il fatto che è un boss di Camorra. Il tema, certo. Dicono fine piena mai, ma quando? Ma quando? Francesco, tu se ammazzi una persona all'ergastolo ti fai 12 anni. Francesco, molto spesso questi giovani sono frutto dei loro familiari. Quindi i modelli che i giovani recepiscono sono quelli dei familiari, parliamoci chiaro. Del papà e della mamma. Io vorrei sapere quanti schiaffi hai avuto tu per metterti una sigaretta in bocca, ammesso che fumavi, ma a quanto avresti avuto la possibilità di farlo? Guardate questo video e non è un gioco. Stai facendo? Sto fumando. Ma che ti viene a freno? Ma no, veramente, da poco. Ma che ti piace fumare? Ma lo chiusi da patata. Oh. Che è? Ma prende, perché non mi tengo a andare. No, come mai? Cioè, io manco per gioco ho mai messo una sigaretta in bocca. Penso che queste mamme siano oramai... Ma neanche per gioco, Francesco. Fuori dalla grazia di Dio. È un gioco fumare. Fuori dalla grazia di Dio. Fuori dalla grazia di Dio. Senti, un'altra esaltazione invece è questo reddito di cittadinanza.
Sul reddito di cittadinanza sono molto contento del fatto che la Guardia di Finanza, scusate il bisticcio di parole, sta arrestando tutta una serie di camorristi pregiudicati. L'altro giorno hanno scoperto che la moglie di un detenuto per spaccio aveva fatto le carte false per avere il reddito. Tabula rasa, da questo punto di vista bisogna costruire nuove carceri e devono essere non solo rieducati ma devono ripagare la società del mare che hanno fatto. Cioè, però dall'altra parte ci mettono un po' di tempo però. Io sto facendo la battaglia per Nola, torno a ripetere però, noi non possiamo immaginare che uno solo faccia tutto. Allora, domanda, e ripeto la domanda, non può essere, a Borrelli chiamiamo per tutto lo scibile umano, poi ci sono altri 50 consigli regionali, centinaia di sindaci, migliaia di consiglieri comunali, assessori, cari miei, circoscrizionali nella città di Napoli, municipali, consiglieri municipali delle 10 municipalità, cari miei, bisogna anche selezionare in modo diverso chi ci rappresenta nelle istituzioni, e non sto parlando della parte politica, ma di persone che si mettono a lavorare nell'interesse collettivo. Francesco, sai, avere il reddito di cittadinanza non è un motivo di prestigio. No, non solo, io non lo direi pubblicamente. Io direi, non mette neanche vergogna, no? È un aiuto che ti dà, che ti dovrebbe dare lo Stato. No, ma però mi mette vergogna che, cioè, capito, non riesco ad andare avanti, mi aiutano. Però ci può stare. Però vantarsi del reddito o denigrare, facendo apparire i fessi, che tu li stai fregando, che tu ti stai arricchendo. Cioè, statevi zitti, in silenzio, a capochino, usate questi pochi danari per fare la spesa. E guardate, poi sta santo reddito di cittadinanza da campacino di 50 anni. No, 18 mesi, io faccio un po' di comune in aria. 150 anni da campo reddito di cittadinanza. 150, mamma mia, un reddito. Beh, questo insomma. Allora, questo potrebbe essere anche un video, tra virgolette, ma diciamo scherzoso, nel senso che questa persona poi effettivamente dovrebbe non prendere. Il tema vero che mi meraviglia è che si possa scherzare dicendo io sono più furbo, io vi ho fregato e mi sono fregato, come se poi alla fine questi soldi non li cacciassimo tutti quanti noi come collettività. Certamente non li cacciano loro. Prima del telefono andiamo a Sant'Antimo, botte tra giovani e soprattutto di colore, incredibile, guardate. I nidi si stanno scannando. Oh mamma mia, fratem, oh fratem, oh la cheese, da chi sono, oh stasera stai forte, ngappa sta piazza, mi state scassando. Ma ci sono tutta sta gente. Oh mio, chi sei, frate? Rambo. Oh, stanno arrestando a tutti i nere. Sono con un nere miei zavi e non ti posso contare più. A me sta vita non mi faccio paura, ma da già verde. Aiuto, domani a Sant'Antimo non c'è un nero. Tutti in arresto. Ma quanta nera, ma che è? Sono i giurini che abbiamo a Sant'Antimo. Vabbè, parliamo di colore, va. No, sai qual è la cosa grave? Che chi ha fatto il video avrebbe dovuto, secondo me, dire avviso alle forze dell'ordine. Ma al di là che sono neri, bianchi, gialli, verdi o rossi, il tema è che quelle sono scene allucinanti. Certo. Invece noto un'ilarità di fronte, generale, non soltanto in questa occasione, davanti alla violenza che mi lascia molto perplesso. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, faccio i complimenti per la trasmissione, siete numero uno. Chi parla? Sono Michele da Orta. Da Orta di Otello, Michele, prego. Niente, io mi hanno offerto un gol su fatti su dei grati che c'è sta per Napoli e provincia. Pamunnez, per strada. Incominciamo, ho fatto i svincoli che ci stanno a Caivana, ma non è che è tra in macchine, mo pulizzine e roppo rione, già stanno 10 bus in terra, ma che stiamo parlando? Io non lo so, c'è perché non mettono le telecamere? Io non lo so, perché c'è poco senso civico. Vabbè, grazie del tuo intervento, grazie di questa segnalazione che è pure uno sfogo, peraltro. No, ma tra l'altro la segnalazione, sicuramente bisogna aumentare ulteriormente le telecamere e così via.
Bisogna però aumentare pure il controllo civico. Allora, io voglio darvi un dato. Noi abbiamo il più alto numero di uomini e donne delle forze dell'ordine, parlo di tutti i corpi di polizia, che c'è in Europa rispetto al numero degli abitanti. Perché negli altri paesi alcune cose non avvengono? Secondo me per un solo motivo. Perché oltre all'intervento delle forze dell'ordine c'è un controllo sociale e civico della cittadinanza molto elevato. Francesco, un video che abbiamo mandato qualche giorno fa... È arrivata la risposta. È arrivato prima il video e poi la risposta. L'abbiamo rimontato, tanto per farvi capire che succede a Piazza San Nazaro, sì. Nel cuore di Napoli. Guardate. Amici miei, buonasera a tutti. Ecco l'esito del ricorso che io ho presentato a TikTok. Si sono scusati, esito negativo, mi hanno ripristinato il video, la cattiveria resta a voi. A tutte le persone che mi hanno commentato cattivamente, vergognosamente, mi avete fatto passare per un criminale, per un video di 30 secondi, un video di divertimento. E sì, voi elogiate alle persone che fanno gli strip su TikTok, fanno gli squallori, dicono le parolacce, quella gente come voi, sicuramente gente come voi, di tutti quelli che hanno commentato il mio video negativo. Adesso io lo rimetto di nuovo in rete e voi mangiatevi, ok? Buonasera a tutti. No, ma mi fanno morire che si difende il video dimenticandosi l'azione. C'è l'azione, prendiamo un tavolino, ci mettiamo a centro strada, voglio dire, è regolare? Ma quella è la mentalità oramai delinquenziale, criminale, eccetera. Non è un caso, è tutta questa gente è coesa per mantenere, loro sono felici di come si vive oggi a Napoli, perché per loro è un grandissimo Luna Park, che se ne fregano del prossimo, che la città va a rotoli, che non ci sono servizi, che la gente viene picchiata, vengono rapinati, vengono distrutte le macchine, le abitazioni. Loro non se ne fregano, loro sanno a divertì. Andiamo al telefono, poi in pubblicità. Pronto? Al telefono. Eccoci, pronto? Pronto? Salve, buonasera. Devi abbassare il volume del televisore, per favore. Sì, ce l'ho abbassato il televisore. Benissimo, chi parla, da dove chiama? Ho abbassato il televisore. Ho detto, come si chiama lei? Da dove chiama? Io chiamo da Casoria. Sì, come si chiama? Mauro. Mauro, prego, dimmi Mauro. Mauro. Dimmi Mauro, abbassa il televisore un'altra volta. Vai. No, volevo dire una cosa riguardo il reddito cittadinanza. Si parla sempre del reddito cittadinanza. Del reddito cittadinanza. Sì. Ok. Devi abbassare il televisore, te lo dico per l'ultima volta. Io? Abbassa il volume del televisore e sentici al telefono. Sì, ma non ti sento proprio io. Ma come non mi senti? Ma come non mi senti? Mi sentono tutti. Devi abbassare il volume del televisore. Lo hai abbassato? Vabbè. Allora. L'ho abbassato il volume. E allora mi senti? Parla con me. Dimmi, avanti, reddito di cittadinanza. Ti senti? No. Io ho 60 anni, no, non lavoro. Sì. Vabbè. E percepisco il reddito. Quindi? Se non mi danno a me un lavoro, io come faccio a vivere? No, e percepisco il reddito, perché si parla sempre di reddito, reddito, però il lavoro, se non ce lo danno, uno come riesce a vivere? Poi il reddito cittadinanza, pure al signor Borrelli, lo danno in tutta Europa. Sì, a quelli che lo meritano però, eh. Lei magari lo merita e lo ha. Non è solo in Italia. Va bene, grazie. La telefonata non abbassa il volume del televisore, quindi mi sente dopo 10 secondi, quindi vuol dire che non ha voglia di parlare al telefono. Però diamogli una risposta lo stesso, Francesco. No, nei termini in cui viene dato in Italia, in particolare in alcune zone, il reddito di cittadinanza non è dato in tutta Europa e tra l'altro il lavoro
l'idea che mi devono dare il lavoro, io non devo cercare il lavoro, non mi trovo d'accordo. Poi è chiaro, ci sono delle persone invece che l'hanno cercato e non lo sono riusciti a trovare. Il tema è che noi non abbiamo mai contestato l'idea che si possano aiutare delle persone, ma il tema è che tutti i delinquenti, i camorristi, i farabutti ne hanno approfittato. Certo. E altri addirittura ci fanno i video sfottendo quelli che lavorano per pagare al loro reddito di cittadinanza. Dulcis in fundo abbiamo imprenditori che dicono: ma quelli non vogliono più venire a lavorare perché hanno il reddito. Ed è vero. Questo non va bene. Ed è vero. Questo non va bene. Ci sono amici miei. Ovviamente se pagano correttamente gli imprenditori, non se sono cialtroni. Francesco, ci sono amici miei ristoratori, va bene, che mi stanno chiedendo se conosco un pizzaiolo. Mi stanno chiedendo se conosco qualcuno che può servire ai tavoli, eccetera. Pensa a te. C'è una richiesta di lavoro incredibile, ragazzi. Non c'è manodopera. Sono tutti a casa, a fannullare vicino al telefono, vicino ai computer per il reddito di cittadinanza. Purtroppo questo è vero. Fermiamoci un attimo, c'è la pubblicità, poi torniamo. Futtadene, futtadene Napoli, futtadene Napoli, futtadene Napoli, futtadene, futtadene, futtadene Napoli, futtadene. Eccoci nuovamente collegati con lo studio A di TV Luna insieme a Francesco Borrelli. Stiamo parlando dei problemi anche di Napoli e tante cose che vanno e non vanno, soprattutto quelle che non vanno. Francesco, tra le quali cose che non vanno c'è quest'albero che il nostro amico Cicelin ci segnala, che a Piazza Medeo sta morendo, un albero secolare. Tu sei stato lì, hai interessato anche qualcuno? Sì, ho interessato un agronomo, un mio amico agronomo, e mi ha detto che effettivamente le condizioni dell'albero non sono ottimali, bisogna far fare una perizia. Il rischio che si corre è che un albero così simbolico e così bello possa nel giro di qualche anno morire, non continuare a esserci più. Questo ovviamente è un problema serio che Francesco, va affrontato. Ma dipende dal fatto che hanno costruito queste, come diceva... Questo non te lo so dire, va fatta una perizia. Quando la facciamo questa perizia? La perizia... Chi la deve fare? Toccherebbe al comune, alla municipalità, dovrebbero fare un sopralluogo. Io ho già interessato... Io ho fatto fare un'analisi, che ovviamente non può essere una perizia, in modo sommario a un agronomo. Dopodiché ho informato la municipalità e sto preparando una nota per il comune. Adesso chiamiamo la municipalità, cerchiamo di essere un po' più pressanti. Va bene, ma erano al corrente o no? No. Chiaramente non erano al corrente. Va bene, grazie al nostro amico Cicerini che ci segnala. Continueremo ad andare avanti su quest'albero di Piazza Medea, a costo di togliere queste mattonelle a uno. Allora, minorenne che compra tabacco, sì. Perché pensavate che c'era il problema del codice fiscale, della tessera sanitaria? Francesco Borrelli, carissimo amico mio, guardate. Sì, ma io sapevo che la maggior parte delle macchinette elettriche per sigaretta sono tutto un bluff. Guarda, da me, ma tenga la scheda da Carrefour, no? Carrefour. Ho inserito il documento età. Io mi inserisco la scheda della Carrefour, estrarre la carta dal lettore, acquisto abilitato. Lo sapevate voi? I di fratri cazzo quando andano di tessera sanitaria. Cavata! Dovete evitare questa cosa. Tessera sanitaria non serve. C'è la tessera del Carrefour per comprare. E quindi voglio dire, alla fine... Quello che trovo orrendo è l'idea sempre cialtronesca di riprendersi vantandosi di azioni totalmente illegali. Al di là del fatto che purtroppo in alcuni casi è davvero semplice anche per i minorenni procurarsi non solo il fumo ma anche l'alcol. Certo. Ma quello che è grave è l'atteggiamento gagliardo e felice di commettere illegalità e di essere un esempio negativo. Abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera. Chi parla? Buonasera. Sono Zazzaro Francesco, signor Matè. Francesco, buonasera. Io già oggi chiamato un altro. E volevo sapere una cosa. Io sono di case popolare. Le case popolare. Ci sono le ascensore. Siamo a 40 anni qua. Cioè si va fatto tutto quanto via, scusate che parlo napoletano, italiano non so parlare. E automaticamente, cazzo, che cazzo c'è? Una intenzione non esiste però, se non si piglia solo i soldi, però senza mandare. Case popolari dove? Case popolari dove? 167, dove è stata le prime. Siamo a 40 anni qua, quando solamente accorgi dopo tu, gli ascensori non la giusto. Ma anche lui vuole l'ascensore e tutto. Ma non si può andare così a noi. Io gli chiamavo una privata. Ci ho dato 500 euro. Ha fatto questo ascensore rimessa. Cosa succede se io faccio? No, come vuoi? Io già sono venuto di loro in ascensore. Va
Vabbè, grazie, una voce, grazie del suo intervento. Francesco, anche qua. No, ma figuriamoci, il problema delle case popolari, dobbiamo dire, il signore ovviamente afferma, gli crediamo, che lui paga regolarmente il pigione e che ovviamente ne è legittimo assegnatario. Il 33% delle case popolari sono occupate e tollerate abusivamente da criminali, persone che non hanno diritto e addirittura subaffittate da famiglie camorristiche. Un altro 33% non pagano il mensile, quindi rimane un 33%. E ovviamente questo diventa anche una scusa per Napoli Servizi per non fare niente. Intanto il signor Ciceli ti ringrazia per l'interessamento a Piazza Medeo. Niente rispetto delle regole in via Caracciolo. Oh, succede tutto a via Caracciolo, eh. Mamma mia, questa è la signora, più altezza Mergellina. Sempre quell'altezza lì, un po' più avanti, un po' più sta concentrando la meglio, la meglio gente. Gioventù, vediamo. Complimenti, perché tutti con le mascherine, veramente bene, si balla sulle macchine, Francesco, è una novità, si balla sulle macchine. E tra l'altro quell'auto, sto facendo fare un'indagine, risulterebbe di proprietà di un camorrista. Naturalmente. Ma che succede? Questa gente è stata ripresa, è stata criticata e ha avuto anche il coraggio di rispondere, non sempre solo, sui social. Hanno risposto. Hanno risposto, vediamo. Tutti, è a te che hai segnalato il nostro video che stiamo sull'Hammer Limousine ballando, ce l'hai segnalato a Francesco Emilio Borrelli, nonché l'ultima ruota del carro, ma sappi che non è che noi ci mettiamo paura, anzi, segnalaci pure questa storia a Francesco Emilio Borrelli, così io vengo vatto pure, perché se Francesco Emilio Borrelli va a parlare con Cruno, iniziare a parlare della mamma che teneva asce che nira indica che non so dichiarato motorino senza assicurazione, cioè che volevamo parlare, cioè che hanno parlato sembra munnezza la gente, Francesca Emilio Borrelli è più munnezza che munnezza, quindi che voi lo considerate non è che noi ci mettiamo paura, capi com'è? Anzi, a maggior ragione, fammi acqua, a maggior ragione, a maggior ragione si vuole covato pure, capi com'è? Francesco Emilio Borrelli si deve preoccupare dei problemi di Napoli, della Campania. Ma no, quello che fanno i napolitani, perché io stasera lo faccio pure peggio, capi con me? Quindi non è che mi caccio un timo paura. Francesco Emilio Borrelli, nemmeno l'acqua in doccia sarà casa nostra. Portaci pure questo, caso mai per masciate, capi? Non è che caccio un timo paura. Siete gente represse, represse e depresse, che non, che nessuno va d'oro, che nessuno veramente vi fila. Guardate sempre i morti là, in coppa lì, non guardate mai i morti, chi è morto, in coppa lì, di casa vostra, che ti incisse. Cioè, boh, siete verendo, no? Chi sta magari ha segnalato storia, stavo pure a Margellino, senti? No, io mi vergogno. Quando scusami, fammi dire una cosa. Quando mi vedi in silenzio, sto meditando una cosa forte. Cerca di comprendermi. Io da uomo mi vergognerei di avere una donna così al mio fianco. Guardate. Mi scuso perché non ho sentito bene queste parolacce, altrimenti le avrei tagliate. In fase di montaggio siamo stati molto presi. Francesco, prego. No, ti volevo dire, invece secondo me è molto utile che si ascolti per capire che la battaglia, quando dico la maggioranza dei napoletani, Borrelli, occupati di altre cose, non dare troppo spazio, sono tanti, ma vi rendete conto? Questi soggetti hanno preso una struttura, un hammer, non si sa se è fittato o in altro modo, hanno bloccato il traffico, si sono messi a ballare sopra il tetto, sono stati ripresi da soggetti, questi soggetti me li hanno mandato e si sono ripresi loro stessi ovviamente,
Dopodiché alla critica la risposta è ovviamente una serie di offese, sulla quale ovviamente risponderà in sede giudiziaria perché ha detto una serie di falsità, e poi di insulti c'è personali. C'è una moto senza assicurazione tu, ma non mi pare, non mi sta te. Non ci sta nulla, sono tutti pregiudicati e delinquenti, non tutti pregiudicati, alcuni anzi cambiano vita, ma diciamo la parte delinquenziale e illegale, quella che vive così, è felice di vivere così. Tra l'altro la signora si fa, la signora è un termine veramente sforzato rispetto a un soggetto del genere, il tutto questo, il suo non rispetta le regole, è che si fa un video mentre guida senza neanche mettersi la cintura, perché nella loro mentalità le regole non ci sono. E allora io ripeto, non solo per me, qualora avessi io la responsabilità, per questa gente c'è il foglio di via. Via! Via dalla nostra città! Via! Allora, prendiamo l'ultima telefonata perché poi ho dei figli da mandare. Vediamo chi è in linea. Pronto? Buonasera, sono Peppe. Peppe, buonasera. Buonasera. Niente, volevo dire al dottor Borrelli, io sono dalla parte sua ovviamente, come cittadino onesto che pago le tasse. Queste cose sono assurde. Ma il problema è molto semplice, secondo il mio modesto avviso. Il dottor Borrelli è consigliere regionale, ma è l'unico che sta in strada a fare e a denunciare delle determinate cose. Ma oltre a questo, io aggiungerei un'altra cosa. Prima diceva il dottor Borrelli che ha fatto denunce alla Procura della Repubblica, ma qua c'è un'assenza totale, prima del Comune di Napoli. Il Napoli non ha più un sindaco, è da diversi mesi che non ha più un sindaco. Quanti vigili urbani stanno a Napoli? Quanti migliaia di vigili urbani ne hanno assunti qualche anno fa anche altri? Ma non sono tanti. Non se ne vede uno in mezzo alla strada. La polizia, le forze di polizia, carabinieri, guardie di finanza, questi sono gente che vengono pagati con le nostre tasse. Dove stanno? Dove ti faccio rispondere. Ti faccio rispondere perché sono un po' in accelerazione, c'ho altre cose da mandare. Grazie. Francesco, dove stanno? No, allora, innanzitutto la polizia municipale è sottodimensionata, poi voglio dire, possiamo giudicare, criticare. Io sono per una selezione molto forte, per l'arrivo di giovani. Alcune volte ho avuto anche delle discussioni perché mi chiamarono alcuni che parteciparono anni fa a un concorso che erano stati esclusi perché erano obesi, e io gli dissi che per quanto mi riguarda il vigile del poliziotto municipale deve stare per strada, cioè l'idea che assunto il poliziotto municipale e vai a superufficio non esiste. Detto ciò, voglio dire, ha ragione il signore, uno su 50, ma il voto è dei cittadini, cioè lo sapevano benissimo quelli che hanno votato me come quelli che hanno votato altri. E quindi si è fatta una scelta chiara, io ho preso sicuramente un ottimo risultato personale, ma sempre 16.000 voti, ma sempre uno, perché noi eravamo una lista di 50 persone, tutte più o meno come me, addirittura alcuni che hanno fatto battaglie, così, ma i cittadini hanno scelto altre logiche. E allora anche nel segreto dell'urna, allora dobbiamo cambiare sicuramente le istituzioni, il nostro modo di essere, e le prime rivoluzioni si fanno dentro alle urne. Piazza Nazionale, il panico, mi segnalano. Vediamo. Dopo le 23. Dopo le 23. Vediamo. Ricordiamo che da stasera, Francesco, c'è ancora il coprifuoco, eh? Ed è fino... No, quello che cambia adesso, ad oggi, sì, è il fatto che possono aprire, e mi sembra più che giusto, i ristoranti all'interno. Insomma, si sta dando più possibilità a un'attività, sì, commerciale. Anche i numeri stanno calando, i numeri? Sono, il vaccino funziona? Soprattutto dovuto al vaccino, non certamente seguendo chi, insomma, se ne è fregato di tutto. Allora, ti presento, regole. Francesco, una nuova influenza, lo presento anche a voi. Pensate, ragazzi, non è una star americana, non è una star hollywoodiana, ma è una venditrice di spighe, tale Mucella. Vediamo. Allora, rimani scirato, metti tutto, mi do cammino a botticchetto, a mascolta, che a parie. Non so quanti soldi sta facendo questa Mucella. No, la cosa che io ho pubblicato un video su questa persona e alcuni ho detto no, lasciatela stare. È una brava femmina. No, il tema è non sappiamo le spighe da dove vengono, poi se ci ammaliamo, utilizza una paletta, quelle per raccogliere rifiuti per
soffiare sopra. Utilizza materiali palesemente sporchi e in questo cibo è in mezzo allo smog tra le macchine. Allora, se scegliamo quel modello, torno a ripetere, non ci lamentiamo, perché questa gente ci farà anche ammalare. È inutile che diciamo, ma poverina... Poverina, ma può rispettare le regole e fare la sua attività senza mettere a repentaglio la vita degli altri. Francesco, sapevi che Dio è carcerato? È stato in carcere? No, questa è una novità assoluta. Adesso Dio è anche carcerato. Stato in carcere. Tra poco Dio è mafioso, abbiamo risolto il problema. Vediamo. Penso che hanno pregiudicato, che stanno in decidere, se stai distruggendo, di transima munizia in Napoli, se la maglia a Napoli, perché Napoli si pulisce. A Munizia, gli alote, sono che i politici che stanno rubando il popolo. Non ne tiene il palo per affrontare i politici, si può affrontare a noi si può affrontare Emilio Borrelli, affronto pure i politici, cioè si stanno rubando i soldi dei vaccini, e i soldi di tutto quanto, e i soldi pure gli invalidi si stanno rubando quelli. E ti voglio dire una cosa, signor Emilio Borrelli, pure Gesù è stato carcerato. Pure Dio è stato detenuto come me, è stato carcerato. E allora tu non puoi pregare Dio, perché Dio è detenuto, è stato delinquente, è stato pure il popolo, anzi la gente come te l'hanno uccisa, gente ignorante come te, ok? Un bacio. Per me questo è il premio Oscar della serata. No, allora, per questo presupposto, per me chi sbaglia, voglio specificarlo perché sennò... pregiudicati, intendo dire pregiudicati sempre che non imparano dai loro errori. Una persona che ha sbagliato e che poi riga dritto, per me può diventare, alcuni ex carcerati sono tra i miei migliori amici. Il tema è che questa gente è convinta che il modello criminale sia il modello di vita, e addirittura, come nella mentalità mafiosa e camorristica, Gesù Cristo e Dio vengono portati come modelli criminali. Voglio ricordare a tutti che Dio è amore e giustizia, non criminalità e violenza. Altro capolavoro del reddito di cittadinanza, vediamo. E chi se ne è che mi riuscito il reddito di cittadinanza? Fratamme il, nipotramente ci mangiamo, poi quando finisce, dice pezzi. E hai fratamme il, non essere gioioso, ma che cosa è che ti fa male? Vabbè, andiamo avanti. Sempre Dio, eh? Sempre Dio. Tutti i grandi religiosi. Tangenziale di Napoli, vai col vento. Io onestamente ho mandato questo video, spero la polizia stradale possa risalire a questo soggetto, perché io sarei per arrestarlo. Poi diciamo che muoiono, no? Sono morti giovani, perché erano bravi ragazzi, ecco qua. Si rischia la morte per questi slalom. Ma poi vuoi dire, lui è un Andate idiota. Ma poi lui è un idiota, ma il rischio lo corrono anche persone innocenti, certo, e che stavano guidando regolarmente e tranquillamente. Per un idiota rischiano la vita. Andiamo e poi ci mettiamo a ridere. Sì. Andiamo alla rotonda Diaz, va che sempre via Caraccio di prosieguo. C'è una bella vasca, Francesco. Vuota, tanti rifiuti. Certo, gettati da chi passa, che ha trasformato l'aiuola in una latrina. Sì, abbiamo voglia di mettere la SIA e tutti quelli che... Sì, devono... però posso dire una cosa, avete ragione, la SIA, la Polizia Municipale, tutto quanto quello che vogliamo, ma vorrei capire per quale motivo noi non possiamo rispettare le regole elementari di vivere civile. C'è un caro amico, si chiama Isaia della Ragione e di Bacoli, che ha avuto un gravissimo lutto. Ecco, in una macchina con un ragazzo che guidava molto velocemente, lui era a fianco, è morto il ragazzo che era a fianco, il figlio, e l'altro si è salvato. E insomma, è una tragedia che ormai si vive da anni. Lui è titolare di alcune di queste riviste, di queste, come dire, tabelle, vediamo sopra, sotto, vedi? Insomma, ha fatto un manifesto contro, appunto, se guidi, insomma, è pericoloso, non bere, no? C'è scritto se guidi, non bere. Insomma, un messaggio nella sua cittadina, e il comune gli ha messo pubblicità abusiva
e gli ha tolto questo messaggio che poteva invece essere importante. Però Angelo, perdonami, se lui ha chiesto, le affissioni si pagano, si chiede il permesso al comune, se lui l'ha messa senza chiedere permesso e così via, credo che non ci fosse nulla. E però l'ha scritto che è tabella comunale. Sì, da però se non sbaglio queste tabelle lui le ha perché fa la pubblicità per il comune. Lui ha messo questo messaggio che era non pubblicitario, era un messaggio, come dire, di invitare a non correre, di non guidare dopo le tragedie che ha visto il figlio. Quindi non è un messaggio che tu dici stai facendo pubblicità, che cosa? Stai lanciando, è vuota. Gli ha messo questo nel periodo di Covid e il comune gli ha messo pubblicità positiva. Non è pubblicità di che? Stiamo parlando di non bere, se non guidare senza bere. Capito che faccio che dico io? Non è un messaggio, voglio dire, di vendere qualche oggetto personale, un messaggio. Dipende sempre dal fatto della tabella chi ha la concessione. Certo, ovviamente certo. Io non conosco questo dettaglio. Vabbè, comunque, Isaia, l'abbiamo mandato per televisione il messaggio. Non bere, amico, seguiti, non bere. Fai bere a fianco quelli che lo guidano, ma tu che guidi, non bere. È un messaggio questo importante, Francesco. E chiudiamo con una bella rissa. Tanto per parlare di cose belle o brutte, forse più brutte. A Torre del Greco, anche lì si pigliano a botte, vediamo. Niente caschi, ammuina, litigi. Mazzate. E niente mascherine. Guarda. Niente mascherine. Vabbè, insomma, Francesco, le liste sono continue. La gente riprende. Ovviamente senza casco. Chiaramente. Alcuno. Polizia assente. Torre del Greco, dopo le 23. Vabbè, che dire, Gioventù, Francesco? Mi ricorda il film, ovviamente noto a tutti, Gioventù bruciata. Stiamo costruendo una gioventù di persone che mitizzano la violenza, il non rispetto delle regole, l'aggressione fisica come unica forma e possibilità di vita, il che mi preoccupa moltissimo. Angelo, ci sarà un grande lavoro, soprattutto anche per chi fa comunicazione, perché diciamoci la verità, adesso non per fare la tua apologia, ma anche nella comunicazione locale, al di là dei quotidiani, i network locali, tranne qualche piccolo fiore come questo, l'unica attenzione, l'unica forma di investimento della produzione televisiva è legata al calcio. Sia chiaro, calcio è un divertimento, certo, mi farebbe piacere che tutti i tifosi, come è noto, non sono un tifoso accanito, sono un tifoso distratto e mi hai chiamato durante Napoli-Juve per parlare dei filmati, io tenevo il cuore a mille e tu parlavi dei filmati. Tanto che non la vedevi. Distratto e svogliato. Sia massimo la nostra città un decimo, un ventesimo della squadra di calcio. Qua sembra che la squadra di calcio è l'unica forma di riscatto o di possibilità di sviluppo del nostro territorio. Non è così. E l'idea che anche dal punto di vista della comunicazione non vengano dati tanti messaggi da parte network, io mi ricordo quando ero molto più giovane, che insomma le trasmissioni veramente tu avevi degli approfondimenti di varia natura, Sì, avevi veramente tanti e oggi no. Francesco, allora do l'ultima notizia. La settimana scorsa Sergio D'Angelo è stato qui nostro ospite, chiamò un telespettatore che aveva un problema sempre con l'acqua, sempre con una bolletta esosa. Bene, personale dell'ABC l'ha contattato il giorno dopo, si sono incontrati, sembra che ci sia effettivamente una contatore che non vada e quindi stanno provvedendo, quindi l'amico che ha chiamato ha avuto ampio riscontro. Quindi grazie anche a Sergio D'Angelo che è subito intervenuto con la sua squadra tecnica a disposizione dell'ABC. Mancano 3 minuti, Francesco, ti concedo 1 minuto per ringraziarti per questa bella avventura che abbiamo passato quest'anno. Beh, è stata un'esperienza importante, tra l'altro come è nello stile che a me piace. Noi abbiamo mantenuto un rapporto diretto, voglio precisare che le telefonate sono praticamente senza filtro, appunto tale che qualcuno anche telefona, cosa che io accetto, nel senso che per me la critica anche pubblica, se non è offesa o altro, per me ci sta. L'idea del rapporto diretto tra i politici, tra chi sta momentaneamente nelle istituzioni
e la cittadinanza è fondamentale, e i network, che sia una televisione, la radio o i giornali, è fondamentale anche per cercare di far passare messaggi. In 30 secondi ti candidi? Lo decideremo nelle prossime settimane. Io appartengo a un'idea della politica per cui non siamo una banda, siamo un partito, un movimento, e tra l'altro abbiamo diversi comitati. Abbiamo chiesto le primarie, abbiamo chiesto che il candidato non fosse deciso a Roma. Nessuna delle due cose nel tavolo del centro-sinistra in questo momento si è avverato, e quindi sicuramente sarà tra i primi a cui manderò un SMS in cui ti faremo sapere se alla fine, come comunità, perché io non mi autocandido, decideremo o meno di fare questa sfida. Io ringrazio te, Francesco, per aver scelto anche noi per stare insieme e fare questo programma. Grazie, e grazie anche alla squadra tecnica guidata da Peppe Trapolino, Federico Scatozzi e Antonio Biscardi. Oggi giochiamo con il 4-4-2, ma generalmente facciamo il 3-4-2-1, quindi a tutti attaccanti. Grazie a voi che ci avete seguiti. Giovedì, ultimo numero, avremo ospite alle 19 Antonio Bassolino e alle 19.45 molto probabilmente anche il candidato Catello Maresca. Cominciamo a parlare di elezioni, poi andiamo un po' in pausa, ci ritroveremo a Di Maro e naturalmente ci ritroveremo sempre con TV Luna sul canale 14. A proposito, vi invito a fare la sintonizzazione se non vedete il canale 114, canale 114, perché la prossima stagione da settembre sarà molto molto importante, perché lì avremo tutte le repliche delle produzioni che mandiamo in onda. Ma quindi saranno due canali? Saranno due canali, raddoppiamo, uno già ce l'abbiamo, però lo rivalutiamo. 14 e 114. Lo rivalutiamo. Grazie a voi tutti, da Angelo Pompameo un cordiale saluto e ci vediamo, arrivederci. Buonasera. Nonna ngo pevigra, creatura margellina, figliola innamorata, asira sotto stelle, un cantesimo che sfocci, luce do sole mio, speranza che da o mare, sa campa buone dia, la bella che sta sì, si sente co coruna, che sparla ancora te. Futu den Napoli, Futu den Napoli, Futu den Napoli.